Allora, vediamo per esempio qual è, in un caso almeno più semplificato che c'è, l'equazione della parabola in coordinate polari. Bisogna partire come riferimento dalla definizione di parabola vista come l'insieme dei punti che sono equidistanti da una retta, immaginiamo che sia questa, che è chiamata direttrice. Una retta chiamata direttrice è un punto che viene chiamato fuoco. Qui, nel nostro schema delle coordinate polari, mettiamoci nel caso più semplice, in cui questa benedetta retta, la direttrice, è perpendicolare all'asse principale dell'eroe e il fuoco sta nell'origine, quindi in un caso abbastanza semplificato. Praticamente noi abbiamo il punto P di coordinate ρ, punto virgola, e θ, che sta qui. Poi c'è da eguagliare la distanza ρ, che è la una delle due coordinate del punto a questa distanza qui e rendere da questa eguaglianza viene fuori l'equazione. Chiaramente cosa succede? Visivamente vedete che se io mantengo uguale la distanza di questo punto dall'origine e da questa retta mi posso trovare vari punti in questa situazione più o meno qua, cioè viene fuori una parabola di questo genere. Comunque, poco importa, a noi interessa tirare fuori l'equazione. L'equazione significa che c'è il problema di trovare questa distanza. Intanto la retta direttrice la posso definire come la retta che ha una distanza dall'origine pari a ρ con 0. Appendice lo 0 per dire un ρ di riferimento fisso, non variabile, ed è questa distanza qua. Quindi la distanza del punto P dalla famosa retta è questo ρ con 0, giusto? Meno questo tratto qua, cioè questo. Allora, occhio, mettiamolo qua per bene. Rho con 0 è tutto questo. Rho con 0 è questa distanza lunga. Io devo togliere questa distanza piccola da qui a qui. Ma questo è un triangolo rettangolo. Un triangolo rettangolo in cui l'ipotenusa è rho, l'angolo è teta, quanto vale questo? Nei tre casi di triangoli rettangoli siamo nel caso in cui dobbiamo trovare il lato adiacente all'angolo, quindi corrisponde al coseno, e quindi questo qui è lungo esattamente ρ, l'ipotenusa, che moltiplica il coseno di θ. Ora, se questo è ρ coseno di θ, questa qui è la differenza tra tutto questo ρ con 0 e ρ coseno di θ. Quindi tutto ρ con 0 meno ρ cos. Praticamente, dovendo eguagliare queste due distanze, la distanza dalla retta che è questa e la distanza dall'origine che sarebbe poi il fuoco che è già la ρ, la coordinata, io scrivo questa semplice equazione. ρ, questa distanza qua, deve essere uguale a quest'altra distanza che è ρ con 0 meno ρ coseno di θ. Perché mi è venuto il fratto? Ah sì, scusate, sono perso. Questa equazione ha la ρ con 0 un parametro, ma la variabile che è in due punti diversi. Bisogna raggrupparla per esplicitarla, come fare y in funzione di x, fare la ρ funzione del resto. Quindi devo fare questo meno ρ cos θ, lo porto a sinistra, ρ meno, anzi diventa più, cambia il segno, ρ cos θ uguale ρ con 0. Raccolgo la ρ e ottengo, qui raccolgo tutto, rimane solo più 1, più qui c'è cos θ uguale ρ con 0, e da ultimo, se questo 1 più cos θ lo vedo come è un fattore che viene moltiplicato alla ρ, lo prendo, lo porto di là, va a finire al denominatore, di qua mi rimane la ρ uguale ρ con 0 fratto 1 più cos θ. Questa è l'equazione della parabola in coordinate polari, completamente diversa da quella che in coordinate cartesiane è un trinomio di secondo grado, un y uguale a x quadro più bx più c. Qua la ρ, che sarebbe la y delle coordinate polari, è uguale a un'infrazione, sopra c'è una costante, questa ρ con 0, e sotto c'è 1 più cos θ. Quindi un'equazione che invece di avere dei termini algebrici ha una funzione trigonometrica, in questa forma qua. Quindi